Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Caparre a nero anche per gli appartamenti e non solo per i capannoni. L'inchiesta che ha aperto un vaso di Pandora su questa vicenda non si limita soltanto al fenomeno appunto delle buone uscite e delle buone entrate a nero sul fronte artigianale e industriale. Sentiamo Nadia Tarantino. Il sistema della buona entrata, la somma di denaro contante e a nero che gli imprenditori cinesi sarebbero costretti a pagare per garantirsi l'affitto di un capannone nel macrolotto 1, come dimostra l'inchiesta aperta dalla Procura sulla scorta della denuncia di un inquilino sfrattato che dice di aver versato 400.000 euro, riguarderebbe anche il mercato dell'affitto di appartamenti. Tra 10.000 e 12.000 euro l'ammontare della buona entrata, ovviamente in contanti e senza tracciamento, soldi a fondo perduto, necessari, secondo quanto dicono i cinesi, a poter firmare il contratto di affitto. Il meccanismo del pedaggio si sarebbe instaurato dopo la tragedia della confezione Teresa Moda, nel cui incendio il 1 dicembre 2013 morirono 7 operai cinesi. La decisione politica che ne scaturì di eliminare i dormitori dalle fabbriche ha di fatto creato una fame di case su cui i proprietari, sul modello di quanto già in uso nella zona produttiva, avrebbero imposto il pagamento della buona entrata. E se il listino della buona entrata, a differenza di quanto avviene nel macrolotto 1, non fa distinzioni tra una zona e l'altra, i cinesi hanno le loro preferenze. Saturo, il macrolotto 0, trasformato negli anni in un vero e proprio pezzo di Cina, con strade che grazie anche alla loro conformazione urbanistica sempre più somigliano agli Yutong di Pechino. Qui la caccia alla casa in affitto è uno degli sport più in voga tra i cinesi, soprattutto tra quelli di prima generazione. La rimozione dei dormitori ha fatto in modo che si riempissero velocemente di cinesi altre zone della città, specie quelle a ridosso dell'area produttiva. Il messaggio che per lavorare serve il capannone, per dormire e mangiare serve l'abitazione, è stato ormai assorbito. Una necessità che avrebbe dato vita ad un altro fiume di denaro a nero su cui il faro è acceso, nonostante ad oggi non risultino denunce come quella presentata dall'imprenditore che dice di aver versato 400.000 euro per garantirsi l'affitto di un capannone in via Toscana. Una denuncia alla quale peraltro se ne sarebbe aggiunta una seconda negli ultimi giorni. Condannata a 7 anni di carcere per gli abusi sulla figlia, la donna si è resa latitante proprio per evitare di finire dietro le sbarre. Nadia Tarantino. Non si trova la donna pakistana di 42 anni condannata in via definitiva a 7 anni di reclusione per non aver impedito al marito di abusare della loro figlia, che un giorno del 2017, dopo anni di violenze, tentò il suicidio buttandosi dalla finestra. La donna è latitante dall'inizio di febbraio, quando la Cassazione ha confermato la sentenza di primo e secondo grado nei suoi confronti e nei confronti del marito, connazionale di 56 anni, condannato a 12 anni di reclusione per violenza sessuale e da 5. Da quando cioè la vicenda venne alla luce, rinchiuso nel carcere della Dogaia. Spiccato l'ordine di carcerazione, le forze dell'ordine si sono rese conto che la 42enne ha fatto perdere le sue tracce. Furono i carabinieri a ricostruire la brutta storia fatta di abusi sessuali dopo il tentativo di suicidio messo in atto dalla ragazzina, che ancora oggi vive in una comunità lontano dai parenti e dai fratelli. Aveva 7 anni quando fu violentata la prima volta, 14 quando si ribellò lasciandosi cadere nel vuoto. Il padre non si fermò nemmeno quando la figlia tornò dall'ospedale dopo un lungo periodo di cure. Immobilizzata nel letto, continuò a essere oggetto di quelle attenzioni malate, attenzioni interrotte dai terribili sospetti che avevano preso corpo durante gli incontri con gli psicologi, che erano alla ricerca dei motivi del tentativo di suicidio, un gesto troppo forte, troppo grande per una ragazzina. La madre finì sotto inchiesta per non aver protetto e difeso la figlia. È lui che porta i soldi a casa ed è lui che comanda, le sue parole alla ragazzina quando disperata cercava rifugio. Se non ti sta bene, diglielo. Parole risuonate più volte durante il processo di primo grado, mai smentite. Le forze dell'ordine, ovunque in Italia e all'estero, sono allertate. Se alla donna succederà di incappare in un controllo, di essere individuata o in qualche modo intercettata, sarà possibile un'unica strada: l'arresto e il trasferimento in carcere. Passiamo al Covid. Oggi i decessi a Prato e provincia sono ben 6, mentre i nuovi contagi sono in calo, stabile sostanzialmente la situazione dei ricoveri. Il punto nel servizio.
Sono ben 6 i decessi segnalati dal bollettino Covid della regione per il territorio provinciale pratese. 5 sono di Prato, un uomo di 55 anni deceduto nella propria abitazione, un uomo di 65 anni e 3 donne di 87, 80 e 91 anni morti al Santo Stefano. La sesta vittima è una novantenne di Carmignano, anche lei deceduta all'ospedale pratese. Come sottolinea il bollettino, non è detto che tali decessi siano avvenuti tutti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia il bilancio dei morti sul territorio provinciale sale quindi a 740. 49. Si riducono invece i nuovi contagi 118 contro i 175 di ieri. In Toscana i nuovi decessi sono stati 32, 16 uomini e altrettante donne, con un'età media che sfiora gli 83 anni. Calano anche i nuovi contagi, che sono 2.956 e provengono dall'esame di 8.719 tamponi molecolari e 19.208 antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi oltre il 5% in meno rispetto a ieri. Sul fronte ricoveri a livello regionale migliora l'occupazione dei reparti ordinari, dove i ricoverati sono 1.220 in meno rispetto a ieri, ma peggiora quella delle terapie intensive, con 10 ricoveri in più per un totale di 65. Dinamica simile al Santo Stefano, dove calano di un paio di unità i ricoveri in area medica, 79, mentre aumentano di altrettante unità quelli in terapia intensiva per un totale di 6 letti su 10 disponibili. Tutti occupati 43 letti del Pegaso, mentre alla Melagrana i ricoveri sono 40 su 44. E dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza Covid, per l'impossibilità di tanti cittadini in quarantena o in isolamento di spostare la propria auto durante la pulizia strade, riprendono i controlli della Polizia Municipale a seguito della spezzatrice. Per la precisione, dal 1° marzo, per molti mesi abbiamo limitato i controlli nelle zone più critiche oggetto di esposti, spiega il comandante Marco Maccioni. Ora che i nuovi contagi sono diminuiti e la situazione è sotto controllo, è arrivato il momento di tornare alla normalità anche su questo fronte. È una questione di decoro e igiene pubblica. E dunque da martedì 1 marzo chi non sposta il proprio mezzo lasciato lungo una strada nella fascia oraria in cui è previsto il passaggio della spazzatrice rischia la sanzione e la rimozione del mezzo. Il Comune quindi invita i cittadini a prestare attenzione ai divieti. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della decisione del Comune di Prato di chiudere i 4 campi nomadi, aiutando le famiglie a trovare sistemazioni alternative con una tantum di 6.000 euro. Oggi è scesa in piazza Fratelli d'Italia per protestare contro questa decisione, ma il segretario del Partito Democratico la rivendica e ricorda alla destra che anche a Pisa è stato fatto così. Sentiamo. Rom e Sinti sistemati, tutti gli altri dimenticati. Lo slogan è sullo striscione che questo pomeriggio Fratelli d'Italia ha srotolato in piazza del Comune per protestare contro i 6.000 euro una tantum che il Comune darà alle famiglie che occupano i 4 campi nomadi cittadini se troveranno una sistemazione alternativa in proprio, con l'obiettivo di chiudere questi spazi in via definitiva. 150 famiglie al di sotto della soglia di povertà, e il Comune che fa da 6.000 euro di buona uscita a chi fino ad oggi ha vissuto in un campo Rom, in un campo nomadi, con le utenze pagate, senza pagare l'affitto. Cioè la buona uscita questi signori l'hanno avuta da 40 anni a questa parte, non pagando l'affitto e le utenze. Oltre al flash mob di oggi, il partito di Giorgia Meloni darà battaglia in consiglio, dove domani approderà la modifica del regolamento per la permanenza delle aree attrezzate, che tra le altre cose prevede anche la cosiddetta buona uscita. Abbiamo presentato anche una mozione per aiutare le famiglie in difficoltà che in questo momento non possono pagarsi un affitto o non dare anche una garanzia per prendere una casa. Ho presentato sì 2 emendamenti in merito a un controllo di legalità a chi verranno attribuiti questi contributi, se sono state fatte delle verifiche sui carichi pendenti e se anche i soggetti che avranno accesso a questi contributi hanno delle pendenze da un punto di vista economico con il Comune di Prato. Il segretario del Partito Democratico e consigliere comunale Marco Biagioni rivendica la bontà di questa scelta per risolvere il problema e ricorda all'opposizione di destra che una manovra simile è stata promossa anche dal sindaco leghista di Pisa. In sostanza, afferma Biagioni, la destra protesta contro se stessa, nascondendo che accederanno a questi fondi solo coloro che hanno un ISEE inferiore ai 16.500 euro, lo stesso requisito che serve per entrare nelle graduatorie delle case popolari. Con questo regolamento Prato diventa un esempio nazionale per un nuovo modo di affrontare il problema dei campi, dove la voce di chi ci abita diventa il vero elemento fondamentale per il loro superamento. A Prato, conclude il numero uno dei democratici, i campi non si sgomberano ma si gestiscono e si superano insieme alla comunità. Domani il nostro gruppo consiliare voterà compatto in favore di questa visione.
E ora torniamo a occuparci degli spari che si sentono vicini alle case e alla scuola in via Braga a Tavola, perché il sindaco Matteo Bifoni ha trovato una soluzione per la prossima stagione. Sentiamo. Si apre uno spiraglio per risolvere il problema degli spari dei cacciatori troppo vicini alle case e alla scuola Salvo d'Acquisto di Tavola. È stato il sindaco Matteo Bifoni in persona a presentarla ieri pomeriggio alle cittadine promotrici della petizione, ascoltate in audizione dalla Commissione Consiliare 4. Siamo di fronte a un capanno su un terreno privato regolarmente autorizzato dalla Regione perché in regola con le distanze minime richieste da punti sensibili qual è la scuola. Di fronte a ciò Bifoni ha indicato come soluzione quella dell'ordinanza contingente e urgente per vietare l'attività venatoria in quel capanno. È l'unico modo per il Comune per intromettersi su competenze altrui, nello specifico della Regione, in ragione della salvaguardia dell'incolumità pubblica. Questo è lo strumento che possiamo utilizzare, chiaramente con tutti i limiti del caso, che un'ordinanza contingibile urgente del sindaco ha. La speranza è che si possa risolvere appunto trovando, anche spostando se è possibile questo capanno, comunque vada mettendolo in assoluta sicurezza, perché altrimenti è l'unica modalità che possiamo utilizzare, quella di intervenire noi direttamente. Naturalmente il proprietario del capanno e del terreno a cui sarà rivolta l'ordinanza potrà fare ricorso. Gli andrà motivata e andrà, diciamo, corroborata da importanti prove a sostegno. Il primo allarme è scattato in autunno da parte della scuola di via Braga, dove sono arrivati anche dei pallini sparati nelle vicinanze. Ne è seguita un'operazione della polizia provinciale che, dopo diversi appostamenti, ha individuato cacciatori in azione troppo vicino alla scuola. Il problema però si è ripresentato quasi subito e stavolta a segnalarlo sono state delle residenti. Una di loro si è ritrovata il proprio gatto ucciso a colpi di fucile, fatto questo accertato da un'autopsia. Maggioranza e opposizione hanno dimostrato unanime appoggio all'idea dell'ordinanza sindacale ad hoc, ma chiedono anche di rivedere la normativa regionale. Chiudiamo con una notizia di cultura e spettacolo. Sarà il rapper Jamie Tights il 27 agosto prossimo ad aprire il Festival Settembre Prato e Spettacolo, salendo per primo sul palco di Piazza Duomo. La data si aggiunge a quella del concerto di James Morrison più Natalie Imbruglia del 1 settembre e di quello dei Wolf Mother Hardcore Superstar del 29 agosto, alle quali molte altre si aggiungeranno nelle prossime settimane. Jamie Tights, romano classe 88, è oggi uno dei rapper più seguiti della scena hip hop italiana, ha oggi all'attivo 3 album in studio e svariati mixtape. Parallelamente all'attività solista, Jamie Tights porta avanti una collaborazione ormai decennale con Mad Men. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.